non abbiate paura. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi vi commento il Vangelo del giorno da questa bellissima città di New York. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, 1-7. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai Suoi discepoli: «Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete avere paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure, nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Valete più di molti passeri. Amen. Carissimi, oggi riceviamo grandi e forti parole di incoraggiamento da parte di Gesù. Si sono radunate migliaia di persone in questo evento in cui Gesù stava parlando, stava agendo. E dice: guardatevi dal lievito dei farisei, guardatevi da coloro che vivono nelle tenebre e dicono di essere nella luce. Ma voi non abbiate paura di loro, non abbiate paura dei vostri nemici, non abbiate paura del male. E noi sappiamo che cosa stiamo vivendo. La guerra, quello che c'è nel mondo oggi. Gesù sta parlando proprio al nostro cuore dicendo: non abbiate paura di coloro che uccidono il corpo e poi non possono fare più nulla, ma voi invece dovete temere Dio, perché è Dio che dobbiamo adorare sopra ogni cosa. Oggi ci dice: voi valete più di molti passeri. Oggi il Signore Gesù viene nella nostra vita per riempirci con la Sua grazia. Viene affinché noi facciamo esperienza che al nostro fianco, colui che ci custodisce, colui che è accanto a noi. In Gesù noi siamo salvati, fratelli e sorelle. E vivere il Vangelo oggi stesso significa sperimentare l'amore di Dio. E l'amore di Dio ci dà libertà. L'amore di Dio porta nel nostro cuore la pace, allontana la paura. Tanto che è scritto proprio nelle lettere di San Paolo che chi si lascia amare da Dio sperimenta l'amore vero, e l'amore vero allontana il timore, allontana la paura. Allora oggi preghiamo di fare questa esperienza forte, l'amore di Dio che vince ogni male, che porta la pace sulla terra, la pace nella terra santa, la pace nella tua casa, la pace nella nostra famiglia. Non abbiamo paura. Confidiamo in Dio, portiamo la pace del Cristo risorto. Grazie Signore Gesù per il dono della Tua parola che oggi allontana gli scoraggiamenti, le disperazioni, il timore, la paura. Porta, oh Signore, oggi nella mia vita la Tua presenza perché io abbia un cuore libero, e a Te Gesù sia sempre la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco cari amici lo slogan di oggi: non abbiate paura. Noi non vogliamo avere paura perché Dio è con noi e al nostro fianco. Un caro saluto da parte mia, dell'Oasi di New York, della Coinonia Giovanni Battista e dalla grande Mela, questa grande e bella città. Grazie che mi avete accolto. A domani. Ciao.